Grazie al consorzio di Vasto Marina che ha invitato anche Kitchen Loft, questa nuova realtà presente qui da qualche settimana, un'associazione culturale sotto il tetto del cappello della APS, e noi questa mattina siamo qui a Vasto Marina per, come dire, per aspettare assieme a tutti questi bimbi, infatti si vedono già in numero abbastanza come dire, corposo, l'arrivo della Befana, e quindi vi invitiamo anche presso lo stand di Loredana Eventi, bellissimo il sorriso. Era un po' di anni che non la rivedevo perché ovviamente io lavorando fuori, però mi fa grazie, molto piacere grazie, Rossana, grazie questo, questa rimpatriata qui nella mia città. C'è la mia socia Desiree che adesso insomma è latitante perché sta finendo anche lei di sistemare un po' tutto, e vi aspettiamo perché oggi cosa facciamo? Aspettiamo la Befana, promuoviamo lo spazio Kitchen Loft, soprattutto noi siamo sostenibili e offriremo le crepe con il miele di Tornareccio, apicoltura Finocchio. Wow! Vasto! I love Vasto! Grazie, buona Befana! Allora, io sono Loredana Vento, appunto anch'io ho contribuito, sto contribuendo a questo bellissimo evento qui a Vasto Marina, grazie al consorzio per la bellissima iniziativa e per tutti coloro che comunque stanno collaborando per la realizzazione di questo evento. Io mi sono occupata in modo particolare per tutto l'allestimento, quindi da stamane molto presto abbiamo allestito tutto il pontile, gran parte del pontile con queste bellissime calze, e non solo, tra un po' arriverà una nostra scrittrice che racconterà filastrocche e fiabe proprio tema proprio sulla Befana, quindi ci sarà un'anteprima, un'attesa della nostra carissima Befana che arriverà dal mare. E poi non solo, abbiamo già in diciamo in movimento la parte centrale di Vasto Marina con l'animazione, quindi avremo un mini show che sarà itinerante per tutta Vasto Marina in questa zona in modo particolare. E non solo, poi noi offriremo anche tanti popcorn, tante caramelle e le crepe e tanto tanto divertimento. Il mio insomma pensiero va a questa bellissima rete virtuosa che si è creata in città, perché l'evento sì è promosso da noi come consorzio, ma ha visto il coinvolgimento di tantissime realtà, e questa è la cosa più bella che ci rimane, perché ognuno nel suo piccolo ha collaborato e lavorato per creare questa splendida giornata per i bambini, che dove ci auguriamo si divertiranno tantissimo. In questo corner in particolare abbiamo un angolo di scambio di oggetti o regalini, diciamo giocattoli per bambini, quindi il principio è che si porti in qualcosa che non si utilizza più per poterlo regalare, diciamo, a chi è meno fortunato di noi. Rossa qui è presente con il Tucca Bimbi per i bambini e con la donazione sangue. Stiamo facendo un'attività anche noi nell'ambito del consorzio Vivere Vasto Marina e per l'arrivo della Befana, e saremo qui per i bambini e anche per gli adulti. Buona Befania, auguri a tutti. Fa un caldo incredibile, io ho tanti vestiti addosso, pensavo che facesse freddo perché questa notte ho preso tanto freddo, e anche la scopa elettrica mi si è scaricata a forza di lavorare.